e ben ritrovati sul mio canale. Rieccomi qui dopo la pausa estiva, bella rilassata e pronta a ripartire, e ripartiamo con i miei preferiti di agosto, perché anche questo mese ho selezionato una serie di cosette sfiziose che vorrei condividere con voi. Subito dopo invece partirà la serie dedicata ai miei vlog di viaggio, come da tradizione qui sul mio canale, nei quali vi porterò insieme a me nelle varie tappe del mio viaggio estivo. Se mi seguite su Instagram o sugli altri social network saprete già di cosa sto parlando, se invece non mi seguite ancora potete farlo adesso, trovate tutti i link nella info box qui sotto. Ok, credo di avervi detto tutto, quindi possiamo iniziare con i preferiti di agosto, e questo mese cominciamo con gli accessori. Adoro gli accessori in generale, soprattutto in estate, perché trovo che aggiungano e rendano speciale anche un look molto semplice. In più, in estate molto spesso porto cose scollate e i capelli raccolti, e quindi mi piace accessorizzare, che ho appena inventato una parola, mi piace aggiungere accessori per appunto rendere il tutto un po' meno noioso. I primi accessori che mi hanno entusiasmata nel mese di agosto sono gli orecchini a cerchio, come questi che indosso. Ne ho comprati due di dimensioni leggermente diverse, questi sono un po' più piccoli, questi sono color rame, questi invece sono dorati. Li ho presi entrambi da H&M spendendo veramente pochissimo, ma mi piace un sacco come stanno, soprattutto come dicevo coi capelli raccolti. Invece il secondo accessorio preferito dell'estate, questo mio grande classico, sono le collane importanti. Ne ho qui una serie. Questa è una delle mie preferite in assoluto, che è una collana vintage anni 80, penso. Mia madre l'ha comprata, se non ricordo male, a Saint-Tropez proprio all'inizio degli anni 80, è in legno, gialla, molto estiva, con pappagallini e frutti, banane, ciliegie, ve la sto mostrando al contrario, sì. Mi piace un sacco, la indosso tantissimo in estate. Oppure ne ho delle altre, questa per esempio l'ho comprata l'anno scorso a Stradivarius, color rame o rose gold. Ne ho creato un'altra io con i fruttini, che indosso anche tantissimo, insomma collane importanti per dare ancora più risalto alla scollatura. E questi erano i miei due accessori preferiti di agosto. Passiamo alla prossima categoria, passiamo alla prossima categoria, che è quella della cura della pelle. Sì, dai, cura della pelle. Ho solo poche cose da mostrarvi per la categoria cura della pelle, ma sono abbastanza significative perché le usate tantissimo. La prima è questa, una crema da giorno della Sisley. Se conoscete il brand saprete che è carissimo, ma allo stesso tempo i prodotti per la cura della pelle della Sisley sono fra i migliori sul mercato. Ho preso questa crema all'inizio di agosto, forse a fine luglio, ed è la Crème Phyto Aromatique Soin Intensif de Jour della Sisley. Che dia, vi è una crema anti-età. Il profumo è particolare, quasi medico, mi viene da dire. Non so come altro descriverlo, sa di erbe. Mi è piaciuta tanto perché si assorbe in fretta, è fresca, è piacevole da stendere e cara come il fuoco. Non ricordo più quanto l'ho pagata, ma come al solito sul blog troverete i link a tutto quello che si può acquistare online per avere anche maggiori informazioni, e l'indirizzo del post dedicato è ovviamente nella info box qui sotto. In ogni caso mi è piaciuta tanto, trovo che abbia fatto un po' la differenza, soprattutto in estate quando si è più spesso sotto il sole, la pelle deve essere curata ancora di più, quindi questa è molto idratante, ma al tempo stesso ha un'azione anti-età, insomma trovo che tutto sommato abbia fatto il suo sporco lavoro. Sempre restando in tema di idratazione, ma questa volta parliamo di corpo, la mia crema preferita per l'estate è stata questa del Body Shop all'aloe, Soothy Body Butter, un burro corpo all'aloe vera, all'aloe. Non so se lo sapete, ma l'aloe ha un sacco di principi che aiutano a idratare e anche a lenire la pelle, soprattutto in estate quando il sole tende a seccarla molto e anche a irritarla leggermente. Io poi, se non metto una protezione 50, divento una ragosta all'istante. Questa crema insomma mi ha un po' salvata, infatti non so se riuscite a vederlo, forse no perché con queste luci la crema bianca non si vede, ma è praticamente finita. L'ho usata tantissimo, l'ho usata io, l'ha usata anche Daniele, quindi crema de famiglia. Come al solito Body Shop, ottimo raccolto. Oggi Ale si vede che è il primo video dopo le vacanze, straparlo. Ottimo rapporto qualità-prezzo.
Vi consiglio sempre Body Shop perché appunto minima spesa, massima resa, e questa crema per l'estate tocca sana. L'ultima cosa invece è una cosa sfiziosetta che non so neanche se si può inserire nella categoria cura della pelle, ma io la inserisco comunque perché così è. L'acqua Evian, il Brumisate Facial Spray, ovvero quegli spray a base d'acqua, adesso magari sono truccata ma me lo faccio qua, per rinfrescarsi in spiaggia. L'ho usata tantissimo, ne ho ancora un po', yes, soprattutto appunto in spiaggia, perché quando si esce dal mare, la faccia tutta piena di sale, bam, una spruzzata di Evian che fa molto chic e non impegna, e subito ci si sente meglio e poi rinfresca davvero un sacco. Non so esattamente dove potete trovarla, farò una piccola ricerca, io l'ho presa in Francia, dove si trova praticamente al supermercato. Quindi questi erano tutti, sì, i miei tre prodotti preferiti per la categoria cura della pelle. Adesso passiamo alla categoria trucco. Sì, direi di sì, trucco. Eccoci qui nella categoria trucco. Ho selezionato una serie di cose che sono quelle che ho utilizzato di più e partiamo con i fondotinta, perché il fondotinta in estate è un po' un problema per me. In che senso? Nel senso che se utilizzo dei fondotinta troppo coprenti mi si sciolgono come fosse una statua di cera. Se li utilizzo troppo leggeri faccio prima a non mettere niente, perché ho una pelle abbastanza problematica, un sacco di macchie, di discolorazioni, mi serve una buona via di mezzo. Ne ho due da mostrarvi, che sono un po' quelli che ho utilizzato nel corso dell'estate più spesso. Il primo è questo della By Terry, il Light Expert Click Brush. Ve l'avevo già mostrato in passato, ma tutti e due credo di averveli già mostrati. È fatto in questo modo: ha in cima una spugnetta, non è assolutamente una spugnetta, ha in cima un pennellone, stavo dicendo un pennellino, un pennellone. Click brush, perché bam, bam, esce il prodotto, poi lo si stende. Ed è abbastanza coprente da nascondere le imperfezioni, ma non troppo coprente da sciogliersi con il calore. Il secondo non è un fondotinta, ma è un Tinted Moisturizer, quindi una crema idratante colorata di Laura Mercier. Ve ne avevo di sicuro già parlato l'anno scorso perché è una delle mie preferite. Perché? Perché ha un'ottima coprenza, pur rimanendo una crema colorata, quindi non un fondotinta, perciò leggera, perfetta in estate e anche, come dicono in inglese, buildable, cioè si può aggiungere e renderla più coprente, oppure stendere uno strato molto sottile e uniformare soltanto l'incarnato. Credo di averla praticamente finita, ce ne sono solo più due gocce perché è quella che ho utilizzato di più, soprattutto dopo aver iniziato a prendere un po' di sole. Il prossimo prodotto invece non vedevo l'ora di parlarvene, perché se siete spesso su Instagram o su Facebook avrete la nausea della pubblicità del Wunderbrau, che non so se si legge così ma mi viene da dire Wunderbrau alla tedesca. Il prodotto per definire le sopracciglia che resta fisso, senza andarsene, in modo, come spiego le cose io, ragazzi, lo so. Facciamola breve, è un prodotto per definire le sopracciglia in crema, liquido, non so neanche come spiegarvelo, liquido diciamo. Come vedete c'è il pennellino, lo si stende sulle sopracciglia. Io normalmente mi aiuto con un pennellino angolato più sottile per appunto definirle meglio, perché questo è un pennellino abbastanza grande e quindi è difficile definirle in modo corretto. Con questo prodotto c'è anche viene fornito anche un applicatore, non so come si chiamano, tipo quelli del mascara, non è un pennellino. Comunque avete capito, come quello del mascara o come quello che di solito si ha nei prodotti per le sopracciglia, che io ho perso perché me lo sono portato in viaggio e il pennellino applicatore se n'è andato. In ogni caso lo stendo così: prima lo applico con il pennellone, poi lo definisco con il pennellino angolato e poi pettino le sopracciglia con lo scovolino. Scovolino è bruttissimo, sa di quello del bagno. Comunque avete capito. Il miracolo di questa cosa è questa roba qua, che se io adesso faccio così, tada! Praticamente resta su
all'infinito, ma veramente all'infinito, nel senso che finché non usate uno struccante per occhi o uno struccante in generale, le sopracciglia rimangono fatte, il che è perfetto in estate, perché se c'è una cosa che detesto sono le sopracciglia nude, che sono piene di buchi e di zone un po' meno folte. Invece in questo modo posso andare in spiaggia, fare il bagno in piscina, fare un po' che diavolo mi pare, e le sopracciglia rimangono sempre a posto. Quindi io ve lo consiglio molto, l'ho acquistato su eBay, come al solito non ricordo il prezzo, come al solito troverete le informazioni sul blog, link nella info box. L'unico aspetto negativo è che secondo me è un po' difficile da lavorare, trovo molto più semplice utilizzare le matite per definire le sopracciglia, che però soprattutto in estate tendono a sciogliersi un po', a non restare a posto, questo invece è miracoloso, quindi Wunderbrow consigliatissimo per tutti quelli che vedendo la pubblicità durante il corso dell'estate si sono chiesti ma chissà se funziona o no questo prodotto. Tra l'altro non ve l'ho detto, ci sono anche diverse colorazioni, ho scelto Black Brown perché le mie sopracciglia sono abbastanza scure. E questo è tutto per la sezione trucco, vi ho detto tutto? Sì, vi ho fatto vedere le cose principali, soprattutto il magico Wonder Brown. Adesso passiamo alla sezione abiti perché ho davvero delle cosette carine carine da condividere con voi. Dunque, apro la sezione abiti con una cosa che non è necessariamente abiti, ma che ci si mette addosso e che è un classico dell'estate, ovvero costumi da bagno che mi sono appena data in faccia schiaffeggiandomi. Yay! Quest'anno mi sono lanciata e su ASOS ho acquistato dei costumi da bagno. Ne ho acquistati due. Uno era sulla carta carinissimo, addosso a me un po' meno. L'ho tenuto perché mi piaceva veramente tantissimo, anche se poi non ho avuto cuore di indossarlo in pubblico. L'altro è quello che invece vi mostro adesso, che ho indossato tantissimo. È fatto in questo modo. Allora, la parte sotto del bikini è traforata ai lati, fino sulla parte dietro, e invece la parte del sopra ha di nuovo il traforato, si lega dietro il collo e poi ha abbastanza sostegno, perché appunto ha il ferretto all'interno, non riesco a farvelo vedere bene, metterò una foto, sicuramente non me lo metterò addosso qui per farvi vedere come sto perché non mi sembra il caso, una foto che magari vi dà l'idea di come sta addosso. Comunque, costume preferito di agosto, ASOS, anche se il marchio è Pour Moi col punto interrogativo, comunque via ASOS. Anche il secondo capo preferito di agosto viene da ASOS, l'ho acquistato poco prima di partire per le vacanze perché mi ha conquistato non appena l'ho visto, ed è questo abito sceso sulle spalle con la piccola ruche sul davanti, che come avrete capito quest'anno è il mio look preferito. Il taglio è quello che piace a me, un po' strettino in vita, poi si allarga, e di questo tessuto che sembra quasi un tessuto d'arredamento, coloratissimo, vivacissimo, c'è anche due taschine qui nella parte bassa con la zip sul retro, lo adoro, l'ho indossato tantissimo, mi piace da impazzire, continuerò a indossarlo finché non farà troppo freddo perché davvero lo trovo delizioso. Mi pare che sia ancora disponibile su ASOS, quindi link sul blog. Il secondo vestito, perché tutti gli altri sono vestiti, l'ho preso durante il mio viaggio ad Amsterdam, ed è questo vestitino di denim, di jeans, molto morbido, morbidissimo, sempre con queste tascone qua sulla gonna, leggermente arricciato sul dietro, ha dei bottoncini qui sul davanti, e lo trovo comodissimo, l'ho indossato un bel po', soprattutto appunto tornata da Amsterdam, perché prima non ce l'avevo, la sagra dell'ovvio, sapete, prima non ce l'avevo, non potevo indossarlo, comunque da quando l'ho acquistato l'ho indossato un bel po', è questo che volevo dire, e il marchio è King Louis, non l'ho mai sentito prima, scusate, l'ho trovato in questo negozietto molto carino nel centro di Amsterdam ed è uno dei pochissimi, se non unici, acquisti che ho fatto in Olanda. E poi arriviamo all'ultimo abito che ho acquistato più di recente, verso fine vacanza, l'ho preso da Mango ed è adorabile,
Me ne sono davvero innamorata anche in questo caso. Ho avuto fortuna perché non sempre trovo delle cose che mi piacciono così tanto. Ad agosto ho trovato tre vestiti che mi fanno impazzire e che ho indossato già un bel po'. Torniamo al nostro amico di Mango. Come vedete la stampa è super floreale, super tropical ed estiva. Sempre, come al solito, sceso sulle spalle con elastichino che quindi lo rende comodo da portare. In più questa volta una manichina a sbuffo, stretto subito sotto il seno, quindi abbastanza in alto, non esattamente sulla vita, sopra la vita. Ha questa fascia che si può legare davanti o dietro, davanti o dietro, e poi abbastanza morbido, leggerissimo, insomma un acquisto che mi ha entusiasmata fin da subito e che ho appunto indossato tantissimo. Questi erano tutti i miei abiti preferiti di agosto. Cosa resta ancora? Cosa resta? La categoria dei vari. Sì, la categoria dei vari e poi i libri che come al solito concludono questi video. Mi piace concludere sempre con un libro, con un po' di cultura, tra virgolette. Quindi, vari. Nei vari ho messo anche un paio di scarpe per non fare una categoria scarpe per soltanto una cosa, e sono le mie scarpe preferite estive in generale. Non le ho acquistate di recente, le ho acquistate credo 2 anni fa. Sono queste di ModCloth, le adoro. Queste scarpe sono comodissime, super colorate, super estive, c'è scritto Hello Sunshine sopra, mi mettono di buon umore, ma soprattutto sono perfette per l'estate perché molto comode, molto fresche, e in vacanza sono l'ideale, sia in città che nei luoghi di mare, diciamo. Sono ancora disponibili su ModCloth ed è per questo che ve le mostro, perché non potevo non condividerle con voi. La seconda cosa invece è un cambio completo di categoria ed è la spesa folle dell'estate. Da 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 da. Che cos'è, vi chiederete voi? Un profumo della Byredo, del quale avevo sentito parlare ma non tanto, di più online, quindi veramente tantissimo. È un profumo che, come spesso accade per i profumi, costa tantissimo. Mi pare di averlo pagato 150 euro, ma tanto. Però insomma è andata così. Durante le vacanze vedo, c'era al contrario, sì, vedo questo negozio dove appunto vendevano la Byredo e penso, dai, entro e sento finalmente com'è questo profumo del quale tutti parlano, perché sono veramente curiosa. Ed è sempre così che poi finisce male, ovvero finisce che spendo uno sproposito, perché l'ho adorato al primo annuso. Intanto la confezione è proprio carina, semplice, elegante, con questo tappo bombato a duomo, domed, e poi il profumo. Allora, adesso descriverlo difficilissimo. Intanto è il Super Cedar, che magari se vi dico il nome vi aiuta anche un po'. Mi piace perché è molto fresco, ma non è dolce, non è floreale, è più complesso. È difficilissimo da spiegare, tra l'altro non so neanche se c'è una spiegazione da qualche parte, io non la vedo. Molto bene, questo aiuta tantissimo. Posso solo dirvi che me ne sono innamorata e che da quando l'ho comprato ho sostituito il mio grande classico, il mio profumo preferito, che è quello di Jo Malone. Questo è leggermente più intenso, dura anche leggermente più a lungo, ma è uno spettacolo, lo adoro. E poi lo sapete, i profumi costano, soprattutto quando sono buoni, molto, quindi non c'è da stupirsi che il costo fosse questo. Mentre la mia voce mi abbandona, perché non sono più abituata a parlare così tanto, l'estate è bella anche perché si parla un po' di meno. E questi erano i miei vari preferiti. L'ultima cosa che vorrei inserire nei vari, così pro forma, perché non sapevo dove inserirla, è questa pettinatura qua, che è stata la mia pettinatura un po' dell'estate. Gli Space Buns mi portano fortuna, o perlomeno questo è quello che penso io, che sono la persona più scaramantica del mondo. Ogni volta che ho fatto questa pettinatura ho avuto una giornata niente male, quindi è la mia pettinatura preferita. Sembro una bambina di 5 anni, ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Io ho questa filosofia: se una cosa mi piace, e non mi interessa né l'età, né la stagione, né niente. Questo è il mio motto. Chi se ne? Chi se ne?
Ok, passiamo all'ultima categoria, perché so già che questo video sarà lunghissimo come al solito. L'ultima categoria, ho già in mano, è quella dei libri, perciò libri. Quest'estate ho letto un po' di più, ovviamente, più tempo libero, soprattutto sulla spiaggia, ma ho trovato difficoltà a scegliere quale dei vari libri che ho letto consigliarvi. Alla fine ho optato per questo, di Alice Basso, L'imprevedibile piano della scrittrice senza nome. È un libro che ho acquistato così un po' a scatola chiusa, tra l'altro usufruendo di questa promozione, due libri a 15 euro, due libri della Garzanti. L'altro che ho preso era di Vitali, questo l'ho preso appunto a scatola chiusa. Mi è piaciuto tanto perché è un libro veloce da leggere, molto appassionante, molto fresco. Mi è piaciuto veramente tanto. La storia è quella di questa ghostwriter, questa scrittrice che appunto sta dietro le quinte e aiuta i personaggi famosi a scrivere i loro libri, bravissima, geniale, ma anche un po' problematica, un personaggio che mi ha in parte ricordato Lisbeth Salander dei libri quelli Uomini che odiano le donne, non so se ce l'avete presente, penso di sì perché più o meno tutti si ricordano i libri oppure i film. Mi venisse in mente il nome dello scrittore. Comunque, un personaggio un po' dark, un po' cupo, un po' asociale, molto diretto, e si trova coinvolta in questa sorta di mistero sulla sparizione di questa importantissima scrittrice che lavora e pubblica per la sua casa editrice, per la quale in realtà è lei a scrivere. E quindi è un po' un giallo, un po' una storia d'amore divertente. Il personaggio è piacevolissimo, mi è piaciuto tanto, mi ha conquistata. In più, come dicevo, è un libro che si legge in fretta e che appassiona molto. Quindi, siamo arrivati alla fine, questo era il mio libro preferito di agosto. Anche questo mese spero di aver condiviso con voi dei prodotti, degli abiti, delle cosette che vi abbiano ispirato. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Se vi va, potete anche cliccare sull'iconcina, la famosa iconcina, quella forma di campana, perché in modo che vi arrivi una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, e così non ne perderete davvero nessuno. Ok ragazzi e ragazze mie belli, italiano questo sconosciuto, mi piace concludere così mandando tutto in vacca, è arrivato il momento di salutarci, io e i miei Space Buns vi auguriamo una fantastica giornata, baci giganti e noi ci vediamo alla prossima, ciao!